ogni tanto ci penso, forse era meglio non fare l'imprenditore. Non ci dormo la notte e a volte la sogno la notte. È un po' strano da dire, ma sì, sono un imprenditore. Ci troviamo alla Mole Sport Academy di Rivoli, una palestra d'arrampicata, crossfit, con molte altre attività. Il progetto è nato da quattro amici che facevamo attività sportive, io facevo crossfit, anche il mio socio, lui era il coach. Abbiamo conosciuto Simone e Stefano, gli altri due soci, e abbiamo iniziato questo progetto di aprire una struttura più grande che unisse queste attività. Per esempio scienze motorie, che è quella che ho fatto io, non ti prepara a gestire un'azienda. Quindi io sono magari un buon allenatore, non mi voglio sbilanciare, e piano piano insieme stiamo imparando a diventare imprenditori, soprattutto in una situazione un po' critica come quella che stiamo vivendo adesso a livello storico. La passione è la cosa iniziale, poi ci va tanto studio, applicazione, saper cambiare anche magari strada facendo, perché non è detto che nella tua idea tutto possa funzionare, o magari ci vuole più tempo. Ci vuole un investimento molto alto, sia di tempo che di economico. Una palestra, specie una palestra grande così, è molto simile a un'azienda vera e propria. Abbiamo dei dipendenti, dei collaboratori, abbiamo un budget annuale, dobbiamo rientrare di tutte quelle spese straordinarie e non, e quindi è un'azienda vera e propria. Noi abbiamo un progetto, si chiama Adaptive Academy, ed è un progetto rivolto a tutte le persone con disabilità di diverso tipo, dalla disabilità psichica, quindi dall'autismo piuttosto che sindromi, piuttosto che altre cose, alle disabilità fisiche piuttosto che sensoriali. Ci lavoriamo assieme, supportati da una fondazione molto importante che è la Fondazione Mazzola, che ci dà la possibilità appunto di dare la possibilità a queste persone di fare sport. Quello che scelgono loro, noi abbiamo diverse discipline, possono trovare pane per i loro denti, e il progetto consiste nel riuscire ad adattare lo sport per tutti. Quindi il progetto nasce proprio nel dare la possibilità a chi ha disabilità di potersi allenare, avere una struttura che li accoglie, una struttura dove ci sono, dove c'è un personale che è qualificato e formato per seguirli, e infatti formiamo anche nuovi allenatori. Bisogna continuare a crescere, bisogna continuare a lavorare sul miglioramento, perché poi il mercato è anche abbastanza competitivo. Non sono gli oneri che vanno a rendere brutte le giornate, in viceversa sono le grandi soddisfazioni che ti danno gli utenti a far sì che uno ogni giorno si sveglia ed è contento di fare questo lavoro. Se c'è qualcosa veramente che vi piace, lottate per quello, che molto probabilmente se lo fate col cuore vi darà dei frutti di sicuro. Vediamo insieme i passaggi che servono per aprire questo tipo di attività. Prima di procedere con l'apertura e la gestione di impianti sportivi e palestre, è necessario verificare che i locali e gli impianti rispettino i requisiti tecnici e oggettivi previsti dai regolamenti comunali e che gli istruttori impiegati posseggano le qualifiche stabilite dalla normativa regionale. Le società sportive dilettantistiche sono speciali società di capitali senza fine di lucro.
Pertanto, ai fini della loro costituzione, è necessario innanzitutto redigere lo statuto e l'atto costitutivo secondo i criteri stabiliti dalla legge e poi procedere con l'iscrizione in Camera di Commercio e l'apertura della posizione previdenziale assicurativa attraverso la procedura online comunica. L'avvio dell'attività sarà possibile solo dopo l'invio della SCIA al comune di riferimento. Alla SCIA andrà allegata la documentazione comprovante l'adeguatezza dei locali e degli impianti alle normative di riferimento. Per ottenere i benefici fiscali previsti per le società sportive dilettantistiche, bisogna procedere con l'iscrizione presso una federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva e successivamente con l'iscrizione al registro del CONI. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altra attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.